Ciao Andrea, innanzitutto volevo salutarti, volevo ringraziarti per aver accettato l'invito a questa intervista. Ciao Silvia e grazie a te per avermi invitato, è un piacere. Iniziativa digitale di questo nuovo format che abbiamo deciso di aprire con Farmaceutica Younger nasce un po' dall'intento di far capire agli studenti e neolaureati o comunque alle figure junior che ci seguono, quali sono le figure professionali che direi sono molto variegate, di cui l'industria farmaceutica ha bisogno. Per cui il nostro link, che ringrazio tantissimo, che è stato Maurizio Cuocolo con cui ho aperto questo nuovo format delle interviste, facendo appunto a lui l'intervista sul suo ruolo professionale come Quality Assurance Auditor di una CRO. Quando mi ha proposto un panel di figure da intervistare, devo dire che la figura che mi ha di più incuriosito è stata la tua, Andrea, che poi assolutamente ci spiegherai perché è una figura abbastanza particolare dell'industria farmaceutica di cui io sinceramente non ne ero a conoscenza e quindi la prima cosa che ho fatto è stata googolare. Quindi sono andata su Google, ho cercato la mia definizione abbastanza semplice di biostatistica e ve la volevo leggere, la volevo condividere con voi, vediamo se Andrea è d'accordo. Allora, Google mi dice che la biostatistica, unione delle parole biologia e statistica, è l'applicazione della statistica a una vasta gamma di temi in biologia. La scienza della biostatistica comprende la formulazione degli esperimenti biologici e la raccolta, analisi e interpretazione dei risultati. Volevo chiedere a te appunto conferma su questa definizione. Sì, diciamo che ti confermo questa definizione. Insomma, alla fine la statistica è un po', se vuoi una definizione ancora più generale, sarebbe lo studio dei fenomeni collettivi, diciamo. E quindi in particolare la biostatistica è appunto l'applicazione della statistica al campo ai campi biologici, insomma, per esempio la ricerca clinica è uno di questi. Dopo aver dato questa definizione di biostatistica, entriamo un po' nel vivo dell'intervista con una domanda molto semplice, però con la quale mi piace molto aprire di solito le interviste per far capire un po' ai ragazzi che ci seguono qual è stato il percorso professionale che poi ha portato il singolo individuo, il singolo poi professionista, ad entrare in un'azienda farmaceutica. Quindi volevo chiedere a te qual è stato il tuo percorso accademico e dove lavori attualmente. Allora, io ho studiato a Milano, all'Università degli Studi di Milano Bicocca, e ai tempi, quando ho concluso il corso di laurea nel 2010, esisteva appunto una laurea in statistica e una specializzazione in biostatistica, che è quella che io ho seguito. Quindi nel 2010 ho conseguito la laurea, dopodiché ho iniziato a lavorare nel campo della ricerca clinica, all'inizio in una CRO italiana. Di Desio, che è una città in provincia di Monza che si chiama Innofarma, dove ho iniziato appunto, è stato il mio primo lavoro. Dopo circa un anno e mezzo sono passato in un'altra CRO, questa volta in Svizzera, in Canton Ticino, che si chiama Cross Alliance. E qui ho passato circa 6 anni, dove ho un po' imparato, diciamo, il mestiere, tra virgolette, se vuoi chiamarlo così. E dopodiché, adesso è più di 2 anni che sono passato invece in un'azienda farmaceutica che è Chiesi, che è un gruppo internazionale con headquarter a Parma, dove appunto mi occupo di statistica nella ricerca clinica, insomma. Quindi ci dicevi che occupi la posizione di biostatistico attualmente in Chiesi e mi chiedevo cosa fa un biostatistico in un'azienda farmaceutica? Ma allora, diciamo che, giusto per darti un'introduzione, io sono uno statistico che lavora appunto nel campo della ricerca clinica, perché uno statistico, per esempio, in un'azienda farmaceutica può anche essere presente in altri dipartimenti, insomma. Nel mio caso, io lavoro all'interno della ricerca e sviluppo, che è un grande, diciamo, contenitore dove ci sono moltissimi dipartimenti, tra cui quello della ricerca clinica, insomma. In particolare, quindi, io come statistico sono responsabile di pianificare, seguire e analizzare, diciamo, gli studi clinici che mi sono assegnati. Poi,
Poi se mi concedi il bello un po' di lavorare in un'azienda farmaceutica che qui magari è un po' diverso rispetto a una CRO, è il fatto che una persona ha la possibilità magari di seguire un progetto, cioè lo sviluppo di una molecola proprio dall'inizio, anche dalla fase preclinica, fino alla registrazione sul mercato. Quindi è un'attività, diciamo, molto ampia e molto interessante. Allora, il tuo pane quotidiano sono i dati che mi dicevi estrai, gestisci, interpreti e molte volte chiedono a te un aiuto proprio per comprendere a fondo la validità di questi dati. Ma mi chiedevo a cosa servono i dati che fornisci e se ci potresti fare degli esempi pratici di come vengono utilizzati questi dati all'interno dell'industria farmaceutica. Allora, sì, diciamo che il coinvolgimento dello statistico all'interno degli studi clinici è abbastanza ampio. Posso farti, diciamo, due esempi, magari uno che riguarda un'attività all'inizio degli studi clinici e uno che riguarda un'attività alla fine degli studi clinici per farti un po' capire come possono essere utilizzati i dati, insomma. Un esempio che è forse quello più, diciamo, famoso, tra virgolette, per uno statistico, il cosiddetto calcolo del campione, che è un'attività molto importante, di cui lo statistico è quello che detiene la responsabilità fondamentalmente. Di solito cosa succede? Quando si pianifica uno studio clinico, si deve decidere quanti pazienti arruolare in questo studio. Chiaramente questo numero non può essere, tra virgolette, a caso, ma deve essere, diciamo, ponderato in base agli obiettivi degli studi e in base anche alle informazioni che si hanno fino a quel momento. E quindi questa attività, coinvolgimento dello statistico, è fondamentale, direi. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, un primo esempio nel quale appunto i dati di studio sono utilizzati dallo statistico, che è la figura, diciamo, principale all'interno del team che si occupa di sviluppare lo studio diciamo, per comunicare informazioni. Poi un secondo esempio, sempre riguardo ai dati, magari molto banale, però secondo me non lo è appunto l'interpretazione dei risultati, perché alla fine dello studio clinico i pazienti hanno seguito il protocollo, si sono raccolti tutti i dati, si sono fatte le analisi, bisogna, diciamo, tirar fuori le conclusioni dai numeri, insomma. Poi, chiaramente, se le valutazioni sono, tra virgolette, semplici, magari non c'è neanche bisogno di un coinvolgimento così rilevante della figura dello statistico, però posso assicurarti, insomma, per esperienza, che ci sono delle analisi abbastanza, diciamo, complicate, non tanto dal punto di vista metodologico nel farlo, ma quanto nell'interpretazione dei risultati, in quanto senza una corretta interpretazione il rischio è che i dati, diciamo, possano essere interpretati e le conclusioni possono essere, diciamo, fuorvianti. Quindi anche in questo caso lo statistico è una figura molto importante all'interno del team che si occupa di analizzare lo studio, comunicare i risultati per garantire, diciamo, la correttezza, appunto, e una comunicazione efficace. Ci parlavi appunto di team e infatti ad oggi sono veramente pochi i casi in cui ci si trova a lavorare da soli, perché molto più spesso si lavora in team multidisciplinari, si collabora con molteplici figure che hanno comunque un background completamente differente e hanno background completamente differenti l'uno dall'altro per approcciare proprio al meglio un progetto comune. Anche il tuo immagino sia un lavoro di team, ce l'hai accennato, e volevo chiederti quali figure compongono un team che lavora dietro e quindi a supporto degli studi clinici. Ma allora, vorrei iniziare dicendoti che lavorare con persone con background differente dal tuo rappresenta a volte una sfida anche abbastanza intensa nel lavoro quotidiano,
Ma è secondo me certamente una delle parti migliori del nostro lavoro, perché appunto ci si confronta con persone di diversa estrazione, diciamo, culturale, di diverso background, e quindi questo è sempre un arricchimento praticamente ogni giorno. Quindi questa è una cosa che ci terrei a sottolineare. Poi, nello specifico della tua domanda, sì, la risposta è ovviamente sì. In un'azienda farmaceutica c'è un team multidisciplinare di persone che segue gli studi clinici. Se non sbaglio, in un'intervista che hai fatto, forse proprio a Maurizio, lui ti ha un po' esposto quali sono queste figure all'interno della Cro, no? Diciamo che una controparte analoga è presente anche nell'azienda farmaceutica. Per esempio, per quanto riguarda uno studio clinico, abbiamo il project manager dello studio, che è un po' la persona che deve coordinare un po' il gruppo e assicurarsi che lo studio parta e venga eseguito secondo le tempistiche corrette. Poi, vabbè, c'è lo statistico, c'è il data manager, che è una figura molto importante, che si occupa, diciamo, di tutta quella parte di pianificazione, di come collezionare i dati e nel collezionare i dati. Poi abbiamo ovviamente il medico o il farmacologo, a seconda del tipo di studio, o entrambi anche. E poi abbiamo la persona dedicata di farmacovigilanza, che si occupa della gestione degli eventi avversi che possono, diciamo, accadere durante lo studio. Quindi, diciamo, è un po' analogo al team che è presente nelle CRO, esiste anche uno stesso team nell'azienda farmaceutica, insomma. Oltre a questo team con cui tu ti interfacci ovviamente e lavori quotidianamente, ci sono altre figure aziendali con le quali collabori giornalmente che non fanno parte del tuo team? Ma sì, allora, questo è un po' anche uno degli aspetti positivi di lavorare in un'azienda farmaceutica, perché magari in una CRO uno ha a che fare principalmente, magari non del tutto, ma principalmente soltanto col team che si occupa dello studio clinico, mentre invece c'è un'azienda farmaceutica in realtà un pochino più ampia, e quindi ti trovi a interfacciarsi sicuramente con altre figure. Due esempi che mi vengono subito in mente sono i colleghi del Dipartimento Regolatorio, che sono le persone che si occupano della sottomissione, della registrazione di un prodotto a un'agenzia, per esempio l'AIFA, se è in Italia, oppure l'EMA, se è in Europa. Oppure un secondo esempio sono i colleghi che si occupano di marketing, dove sia durante gli studi che alla fine degli studi, diciamo, possono entrare in contatto con noi per tutta una serie di richieste un po' differenti rispetto a quello che noi facciamo nel campo della ricerca clinica, insomma. Cambiamo invece ambito di domanda. Volevo chiederti quali sono le piattaforme o i software che utilizzi per ottenere, per gestire i dati con cui tu hai a che fare ogni giorno. Ma allora sì, ce ne sono parecchie, direi. Ovviamente non le conosco tutte. Quella sicuramente più usata attualmente nell'industria farmaceutica per analizzare i dati è un software che si chiama SAS, che è un software che permette di fare, diciamo, analisi statistiche, che io tra l'altro ho per la prima volta usato e imparato a usare durante il mio percorso universitario, durante la laurea in statistica. Quindi questo è stato uno degli aspetti molto utili della laurea che ho fatto diciamo, per poi quello che è stato poi il mio percorso lavorativo. Poi ovviamente questa SAS è un po' la piattaforma, diciamo, principale. Poi ne esistono tantissime altre. Io per esempio conosco alcune che si chiamano, per esempio, R o Stata, che sono sempre altre due piattaforme che permettono di fare analisi statistiche. Lo scopo è bene o male simile, ovviamente cambia un po' qualcosina, ma la logica più o meno è la stessa, e ti sottolineo il fatto che per me è stato molto importante aver studiato queste piattaforme durante il mio percorso universitario, perché poi
da quando lavoro, cioè dal 2010 ad adesso, quotidianamente le utilizziamo, insomma. Siamo arrivati all'ultima domanda di questa breve chiacchierata che abbiamo fatto e da quello che ci hai raccontato, hai iniziato a lavorare in un'acro, ti sei laureato in biostatistica, hai lavorato in un'acro per poi proseguire la tua carriera professionale in un'azienda farmaceutica dove lavori attualmente. Mi chiedevo, al di fuori dell'industria farmaceutica, se c'è possibilità per un biostatistico di poter essere allocato o se proprio, diciamo, è un ambito che è puramente assegnato all'industria farmaceutica. Ma allora, qua ti direi questa cosa. Allora, se consideriamo il percorso che ho fatto io, c'è cioè una specializzazione in una laurea in biostatistica, diciamo il percorso, tra virgolette, più ovvio per una persona che intraprende questo curriculum è sicuramente la ricerca clinica. Quindi qua può essere appunto una CRO, l'industria farmaceutica o i centri di ricerca. Questi sono i tre ambiti, diciamo, più importanti. Lasciami però dire che uno studente che si è appena laureato in statistica, specialmente poi di questi tempi dove vanno un po' di moda i cosiddetti big data, c'è tanta attenzione rispetto ai numeri, ai dati, ha veramente una possibilità che direi quasi infinita, insomma, perché in qualsiasi azienda in cui ci sono i dati, si fanno delle analisi, uno studente che si è laureato in statistica può sicuramente contribuire e fare un buon percorso. Quindi, per esempio, ho trovato quasi subito lavoro, così come tutti i miei ex colleghi universitari che conosco, insomma. Quindi questo devo dire che è un percorso che dal punto di vista poi lavorativo è molto gratificante. Io ti ringrazio Andrea, spero che abbiamo schiarito con questa chiacchierata un po' le idee a chi avrà modo di vedere l'intervista e si sia Speriamo. appassionato, almeno io un po' mi sono appassionato anche solo, diciamo, sentendo dalle tue parole o curiosando un po' su internet su quello che è il mondo della biostatistica, poi applicato all'industria farmaceutica e alla ricerca clinica, come ce l'hai spiegato tu, ancora di più. È un mondo particolare, diciamo, che io non conoscevo. Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. Grazie mille a te e bocca al lupo col tuo blog.